Pace e bene a tutti voi, siamo nella chiesa dei padri passionisti al Monte Argentario, eccola qua. Piccolina, chiesetta barocca, ma molto bella, molto devota. E ci siamo nel centro dell'ordine dell dei padri passionisti o congregazione della passione, eh fondata Da San Paolo della Croce, che è uno dei compatroni della diocesi di Pitigliano. Siamo nella metà del Settecento circa. Ecco, questo luogo è ancora oggi il cuore spirituale dei padri passionisti. Il cuore spirituale che ha la sua, il suo centro qui e una pulsione molto bella, poco lontano da qui. Mezzo al bosco, proprio l'antico romitorio che i padri contemplazione della croce. Questo è il carisma dei padri passionisti di San Paolo della Croce, appunto, e poi la predicazione al popolo cristiano. Questo è il carisma particolare. Bene, in questa chiesetta del Monte Argentario concludiamo con la terza catechesi la nostra preparazione alla Pasqua. Io avevo dato così alcune parole chiave per capire bene quello che celebriamo, vi ricordate? Il Vangelo va creduto certamente, ma va anche celebrato. Allora non va solo creduto, ma va anche celebrato. E abbiamo visto come dalle pagine del Nuovo Testamento e dalle pagine dei primi cristiani eh, emerge questa celebrazione certamente la, la mattina della, del Giovedì Santo noi leggiamo anche un brano del profeta Isaia preso, letto da Gesù stesso nella sinagoga di Nazareth il Signore mi ha inviato a portare il lieto annunzio ai poveri, affasciare le piaghe dei feriti, a liberare i prigionieri, dunque anche questo è fare memoria, la seconda parola, fare memoria del Signore Gesù. Non è soltanto il rito sacramentale che siamo abituati a considerare, ma tutta la vita di Gesù. Fate questo in memoria di me. Il venerdì santo abbiamo sottolineato volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto e quel che hanno trafitto ci dice che è un avvenimento, quello della croce, che ci vede con protagonisti, non spettatori, non un episodio successo così per colpa di Caifa, per colpa di eh, Ponzio Pilato, per colpa della gente che ha gridato eh, crucifice, eccetera, eccetera. Quelli sono gli attori materiali, ma è una, un coinvolgimento che riguarda i credenti in Cristo. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, quindi anche noi siamo chiamati in causa. E poi l'altra parola, adoriamo la tua croce e proclamiamo la tua resurrezione perché attraverso la croce la gioia è entrata nel mondo e abbiamo cercato di capire che cosa significa questo, che non è il dolorismo, non è il, la santificazione del dolore come tale, è l'accettazione della vita, non mai anche nei casi dolorosi, eccetera, come sconfitta, proprio perché Gesù ha fatto questo. E ora siamo al centro di questa unica celebrazione, ricordate? la sera del giovedì santo, venerdì santo, la notte pasquale, la grande notte, la grande veglia pasquale. Le parole che possiamo prendere come parole chiave, se vogliamo ancora usare questa espressione, sono egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, la benedizione del cielo pasquale, e poi Ecco la proclamazione della resurrezione di Gesù come un avvenimento però preparato dalla storia della salvezza. Ecco, la veglia pasquale ci vuol fare rivivere tutto questo. Noi possiamo partire per capirle ancora meglio dalle parole della lettera agli Efesini dove si parla, Paolo ci parla di una scelta, di una elezione da parte di Dio in Cristo, addirittura prima della creazione del mondo. In Cristo, dice Paolo, siamo stati fatti eredi, predestinati secondo il mistero della sua volontà, quindi prima del peccato di Adamo. Questo progetto non viene meno nonostante il peccato di Adamo, Dio lo porta avanti nella sua storia e la lettera ai colossesi Gesù è l'immagine di tutta la creazione perché in lui furono create tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Questa è l'espressione della fede cristiana. E allora la notte di Pasqua, noi dopo la benedizione del cielo, dopo quelle parole Egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Noi ripercorriamo attraverso sette letture, e qui raccomando, per quanto è possibile, di farle, non di tagliare. Eh? Perché è un cammino che parte dalla creazione dell'universo, dall'alleanza con il padre Abramo che farà moltitudine di tutte le genti, di un popolo, poi la, la liberazione dall'Egitto, dalla schiavitù alla libertà della terra promessa, Dio che mantiene la promessa nei profeti e la ricostruzione dopo l'esilio ecco, del nuovo Tempio e quindi di un'alleanza che continua. Questa alleanza ha il suo vertice per noi cristiani nella persona, nella vicenda di Gesù. Il sangue versato della nuova ed eterna alleanza. Ecco, noi celebriamo in, nella notte pasquale tutto questo. Ecco allora il ripercorrere nell'atteggiamento di lode, ecco i salmi responsoriali e di preghiera la preghiera che conclude ogni salmo, dopo ogni lettura, questo cammino importante fatto dai nostri padri, ma fatto anche da ciascuno di noi. La creazione del mondo rimanda alla creazione di ciascuno di noi, cioè alla nascita di ciascuno di noi nel tempo. L'alleanza fatta con Abramo, noi siamo parte, ciascuno di noi è parte di quell'alleanza. Ciascuno di noi ha conosciuto il peccato e ha conosciuto la liberazione. Ciascuno di noi può sperimentare che Dio, attraverso i profeti, è fedele alla sua promessa. E ciascuno di noi, ecco il battesimo, può essere immerso, si dice così nella passione, morte e resurrezione di Gesù. Fare Pasqua vuol dire questo. Nell'accezione dei nostri padri, quando dicevano fare Pasqua, significava fare la comunione, ricevere l'Eucarestia, che è il vertice di tutto il cammino che ho cercato di descrivere. Permettete ora che riprenda. Uno l'evento dopo la benedizione del fonte e la proclamazione della Parola di Dio, l'evento principale, diciamo, della veglia pasquale, caratteristico meglio della veglia pasquale, e cioè la benedizione del Fonte Battesimale. Mi permetto di consigliarvi di leggere la prima. Tutta la liturgia, ma particolarmente la liturgia del Fonte della Notte di Pasqua. Per andarci preparati, per averle già meditate per conto proprio quelle parole, che poi ora, quando è il momento, cioè vengono dette dal celebrante. Allora, in tutte le grandi preghiere della Chiesa sì, ci sono questi tre momenti, ricordateveli: primo momento, l'anamnesis, è chiamata così, cioè il ricordo delle gesta di Dio. Poi l'invocazione, quelle gesta continuano, continuano ora per me. Poi le conseguenze felici di quel gesto, le conseguenze felici di quella invocazione e dono dello Spirito. Tutte le preghiere, le grandi preghiere sacramentali hanno questa funzione e vediamo quella del fonte che è una delle più solenni, è una delle più caratteristiche e una anche delle più antiche. Dio fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo. Perché oggi, come il prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova, eccetera, eccetera, no? Quelle letture che abbiamo ascoltato diventano preghiera, ed è molto importante, aperta parentesi: quando si sente dire prego, non so cosa dire, prego, non, non mi viene nulla, leggi la Sacra Scrittura, leggi il Vangelo. È già una grande preghiera. Vedrai che dopo la preghiera tua personale scaturisce, non dico da sé, ma quasi. Allora, le letture che abbiamo ascoltato diventano preghiera, invocazione, fino poi alla invocazione. Ora Padre, guarda con amore la tua Chiesa, che deriva da tutto quello che abbiamo detto prima. Fai scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per virtù dello Spirito Santo, la grazia sacramentale del battesimo. La felice conseguenza, terzo momento. Perché tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti con Cristo nella morte, con lui risorgano alla vita immortale. Allora quando si prega, e si prega personalmente, o si prega insieme, è giusto osservare quest'ordine. Io prima di tutto mi metto in relazione con Dio che mi ha creato, con Dio che ha compiuto una storia della quale anch'io sono parte e allora io ho il diritto di aprire bocca, diciamo così. Ho il diritto, tra virgolette, diritto, di essere ascoltato. Perché? Perché sono parte di questa storia e Dio è fedele a se stesso. Quando io dico diritto non dico presunzione, tantomeno indebita presunzione, dico che mi presento come figlio che può parlare, perché sono stato scelto per essere figlio nel battesimo. Nella creazione prima, quindi riguarderebbe ogni uomo, ogni donna, e poi nel battesimo, quindi ogni cristiano, ogni cristiana. Permettete che insista su questo discorso perché è importante, perché allora si entra dentro quello che è, come dire, l'anima segreta, l'anima più bella, quella più vera della liturgia. Pensate a tutti gli altri sacramenti. Matrimonio. Hai creato l'uomo e la donna perché, eccetera. Ora non ho qui i testi davanti, si farebbe troppo lunga. Ma la storia è del disegno di Dio. Ora, Padre, guarda con quest'uomo e questa donna. Non tutti gli uomini, questi due che sono qui, perché la storia precedente li riguarda, loro fanno parte di questa storia. Perché poi, formando un corso e un'anima sola, vivano, eccetera, eccetera. Il battesimo, il matrimonio, l'ordinazione sacerdotale, lo stesso. Nell'antica alleanza, Dio aveva stabilito sacerdoti per offrire i sacrifici, Cristo ha dato valore a quei sacrifici, dice la preghiera, che erano ombra delle realtà future. Ora padre guarda questi futuri preti, futuri sacerdoti concreti, Tizio, Caio e Sempronio, e rinnova in loro eh, il patto dell'alleanza perché aderendo a Cristo ricevano lo Spirito e poi le conseguenze di questo. E forse parliamo allora di un altro, quello che ci riguarda tutti quando andiamo a confessarci. È molto più breve quella preghiera dell'assoluzione, molto più breve, però è completa. Ve la ricordate? Dio Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella passione, morte e resurrezione di Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, verbi al passato, episodi successi già. Ora ti conceda il perdono e la pace, ed ora io ti assolvo dai tuoi peccati, eccetera. E poi la felice conseguenza: vai in pace e non peccare più. Ecco, se noi, fra amici e amiche mie, se noi riusciamo a entrare dentro quella che è la logica della liturgia, allora dire che il Vangelo non va solo creduto ma celebrato è la cosa più ovvia. Il Vangelo ci mette davanti queste bellissime realtà e noi le possiamo celebrare. Non confondiamo i riti con altri aspetti esterni che pure ci vogliono, che pure fanno parte della liturgia, del modo di esprimerci, è vero? Che magari rispecchiano anche tante altre culture, tante altre realtà, ma lo stesso Vangelo... Abbiamo visto in questi giorni, no? preti ucraini, data la situazione eh, grave che stiamo vivendo, con il rito bizantino, cosiddetto. C'è cioè un'altra tradizione, ma che corrisponde nella realtà alle stesse realtà, alle stesse eh, realtà sacramentali, alla stessa fede. Allora, torno a ripetere, penetriamo dentro la realtà profonda e allora sì. Quello il Vangelo che crediamo va anche celebrato e celebrandolo lo crediamo ancora di più. Ecco questa è la dinamica che noi ci prepariamo a celebrare ogni volta che facciamo la liturgia, ma in maniera specialissima, direi nel cosiddetto triduo pasquale. I tre momenti, unica celebrazione eh, del triduo pasquale. Buona Pasqua allora. A tutti voi buona partecipazione alla grande settimana, alla grande liturgia. Il Vangelo che crediamo volentieri lo celebriamo. Pace e bene a tutti voi.